Telecompagnia IMED. Da Prime Show Studio, Zarmogit Kent. Ყველას მოგესალმები. Დღეს ჩემთვის განსაკუთრებული დღეა, იმიტომ რომ განსაკუთრებულ გადაცემას გიმზადებთ. მე ხა იტალიაში ვიმყოფები რომის მახლობლად და ჩემი რესპონდენტი დარწმუნებული ვარ თქვენთვის კარგად ნაცნობია, იმიტომ რომ ის სოფლიოში სახელგანთქმული მსახიობია. მის ფილმოგრაფიაში უამრავი ფილმია, თუმცა მას განსაკუთრებულად თქვენ ფილმიდან ჭირვეულის მორჯულება იცნობთ. Ეს არის ორნელა მუტი. Და აი ისიც. Eccoti finalmente, sei pronto? Გამარჯობა, გამარჯობა. Ciao, ciao. Pronti per l'intervista? Ciao, Edith. მოგესალმებით, ჩემთვის განსაკუთრებული პატივია ვიყო დღეს თქვენთან სტუმრად. ალბათ გარკვეული პერიოდის წინ და მით უმეტეს ალბათ ღრმა ბავშვობაში, როდესაც ორნელა მუტი იყო მთელი თაობებისთვის ალბათ კინემატოგრაფის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურა, ბევრი სკერპი, მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში ალბათ ვერას ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აქ ესე აღმოჩნდებოდი თქვენთან, თუმცა ძალიან მიხარია, რომ ეს რეალობა დადგა ჩემს ცხოვრებაში. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენთან ვიმყოფებოდი და მადლობა იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ ჩემთვის და ქართველი მაყურებლისთვის. Grazie, no, dici che io sono molto felice di sapere che in Georgia c'ho tanti fans e questo mi riempie di gioia. Per cui è una mia gioia fare questa intervista. ეს კითხვა სადღაც ბოლოსკენ უნდა დამესვა, მაგრამ მოდი თავში კითხავთ, რა იცით ჩვენი ქვეყნის შესახებ? Beh, con molto imbarazzo devo dire quasi niente. Però c'è sempre tempo per rimediare. Da parte mia di leggere e informarmi e anche di visitarla, perché le cose vanno viste e sentite. Dres როგორც რესპონდენტი ჩემთან იქნება ორნელა თუ ფრანჩესკა? Ah, ecco, per questo te l'avevo chiesto, se era una questione di nome o di come mi sentivo io. Io sono sempre Francesca e le persone che mi conoscono mi chiamano Francesca. Qualsiasi scelta tra chi tu hai scelto, mi interessa. Dipende, dipende. Mi chiedono come ho cominciato il mio lavoro, la mia carriera. Mi chiedono quali sono i miei progetti. Mi parlano della famiglia, così. კითხვა, რომელიც ყველაზე მეტად გაღიზიანებს შემთხვევით რო არ გამეპაროს. Ma no, 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 non ci sono mai errori, perché io alle domande che non voglio rispondere sono molto brava a non rispondere. Კარგი, დავიწყოთ და სწორედ აქედან დავიწყოთ. როგორი ბავშვი იყო ფრანჩესკა რიველი, აი ეს პერიოდი რო გავხსენოთ თქვენი ბავშვობის და თვისობრივად რამდენად შეიცვალეთ? Allora, una bella domanda perché da bambina penso di essere stata come tutti i bambini. Sicuramente non ho avuto un'infanzia facile, anzi ce l'ho avuta abbastanza difficile da un punto di vista, diciamo, emotivo, per cui sono un po' cresciuta piena di sogni, di speranze e essendo una donna pesci, io sono una sognatrice. Dunque, sogno sempre, ho sempre sognato. Forse questo mi ha portato ad avere anche una vita piena, piena di bellissime cose, come tutti, belle e brutte, è normale. E comunque così, ero una bambina molto vivace,
sicuramente molto vivace. Darcia rai meocneba meocnebe Francescas romelis ara usruda. Sì. La. Guarda, in realtà i sogni miei sono come dei rami di un albero. Ne ho tanti per tante cose. Uno, perché ho una grande famiglia, per cui sogno per la mia famiglia la felicità, la serenità, la salute. E quello un genitore preoccupa sempre. E per quanto riguarda il lavoro, ho sempre dei sogni, perché io sono un'attrice italiana. Dunque, come attrice italiana, credo di avere più limiti. Mi piacerebbe fare dei film americani, anche se poi l'America mi spaventa molto, io sono scappata dall'America. Però ci sono più mezzi, per cui puoi avere storie più belle. E poi comunque sogno per me sogno tanto. Ogni giorno c'è un sogno nuovo. Perché sennò penso che mi seccherei proprio come una pianta senza acqua. Talen didi madloba aset gutsperli pasokhistvis da martla da mainteresa. Rato gamoikhetsit Amerikidan da ram shegashinat. Beh, adesso io poi sono stata un po' generale, perché l'America è molto grande. Io sono stata a Los Angeles, l'ho visitata, però io sono stata molto tempo a Los Angeles, dove è un po' la mecca degli attori, la mecca del cinema. E non lo so, io forse ho voglia di avere una famiglia più unita, dove ci occupiamo uno dell'altro, cosa che in America è un po' più, è diverso, i figli vanno via prima, c'è meno questo attaccamento alla famiglia. A me la famiglia, forse perché mi è mancata da bambina, per me è essenziale. Ed è essenziale per me, nonostante il mio lavoro che mi porta via spesso, mi ha portato via spesso, mi piace essere presente. Mi piace viverla, perché altrimenti che l'ho fatto a fare? Ჩვენ საუბრობდით ფრანჩესკაზე და ფრანჩესკა რომელიც იყო პატარა. მე ესეთი კითხვა მაქვს. დღეს თქვენ გაქვთ დღევანდელი გადმოსახედიდან, დღევანდელი პრიზმიდან რო გაიხედოთ, ალბათ დედამიწაზე ძალიან ბევრ მეოცნებე მსახიობს მსახიობი ისურვებდა სწორედ აი ისეთ კარიერას, ისეთ გზას, რომელიც თქვენ გაიარეთ, ისეთ სიყვარულს, რომელიც თქვენ ხალხისგან მიიღეთ. თუმცა ალბათ იყო ძალიან ბევრი სირთულეები და მაინტერესებს ესეთი შემდგარი მსახიობი ორნელა მუძი 79 წლის ასაკში რა რჩევას მისცემდა 10 წლის ფრანჩესკას, ყველაფერი თავიდან იწყებოდეს. Ma sai, forse io prima non ho finito di rispondere alla domanda, nel senso che come sono cambiata. Io sono sempre uguale, anzi, cioè con l'età che ho dovrei essere molto più matura, più signora, ma non ci riesco e non mi piace, voglio rimanere così. Ma sicuramente non puoi consigliare nulla alla me di prima, perché è un percorso. Il percorso è apprendere e capire prima se stessi, perché in questo mestiere è facile perdersi, perché quando sei giovanissima, sei bellissima, tutti ti vogliono, tutti ti cercano, tutti ti osannano, e questo ti fa perdere il centro della tua vita, perché poi la verità è la tua vita e quello che dai fuori è sempre meglio se dentro di te sei centrato, se hai una coscienza di te stesso. Anche se spesso vedo attori, diciamo, entre guillemets, maledetti, no? che sono tormentati e danno delle performance incredibili, però per me è importante realizzare dentro di me qualcosa in questa vita. Per cui non lo so quello che potrei dirmi. Potrei dirmi: Francesca, stai più attenta, sei più grounded, perché c'è stato un momento della mia vita che non lo ero, perché non voglio dire che ero superficiale, perché non credo di esserlo mai stato, però
in qualche modo sì, lo sono stata, perché ero presa dal lavoro, dai viaggi, io ho avuto 3 bambini piccoli e forse mi sarei dovuta concentrare di più. Quello sì, concentrati un po' di più, sii più attenta. Როგორ დაახასიათებდით საკუთარ თავს გვერდიდან? როგორი ხასიათი გაქვს? Il mio carattere è difficile. Difficile perché sono una donna pesce. Per cui ho entusiasmo, tristezza, felicità, arrabbiatura. Sono molto paziente. Molto paziente, sono una brava ascoltatrice. Forse dovremmo chiederlo più ai miei collaboratori che stanno intorno a me. Credo di essere ok. Ok. Mi piacciono le persone, mi piace. Non ho gelosia per le donne belle. Sono felice quando le vedo. Mi piace compartire con le donne. Cosa posso dire di me? Non so. Penso di avere un ok, un quoziente ok di intelligenza. Sono molto curiosa. Sono estremamente curiosa. A volte sono fastidiosa perché la gente non capisce che la mia è curiosità, per cui dico perché quello, perché quell'altro. E a volte pensano che io giudico, invece io sono solo molto curiosa. ისე მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, რომ შემთხვევით აღმოჩნდით კინემატოგრაფში მაყურებელმა და თქვენმა გულშემატკივარმა ალბათ იცის ეს ისტორია, რომ კასტინგზე გაყევით თქვენ უფროს დას და თქვენ პირველ როლზე მოხდა ესე დამტკიცება, როდესაც რეჟისორმა იქვე მდგარი აქ მოგაჩინათ და შემოგთავაზა და დაგამტკიცათ მთავარ როლზე. ვიცი, რომ ყოველ შემთხვევაში, რაც მე წყაროები დავიცი, თავიდან ფიქრობდით, მაგრამ მე თქვენმა დაგარწმუნათ, რომ ეს იქნებოდა სწორი გადაწყვეტილება. ასევე მალევე, როდესაც შედიხართ კინემატოგრაფში 18 წლის ასაკში, რაც მსახიობებს დიდად არჩევიათ, ხდებით დედა. Როგორი გრძნობა იყო 18 წლის ასაკში დედა? Beh, devo dire che ho avuto un momento di terrore, cioè il momento che ho scoperto che aspettavo un bambino è ovvio. Poi parliamo di molti, molti anni fa, mia figlia compie 50 anni quest'anno, Dunque parliamo di tanti anni fa, in Italia non era così aperta a questo tipo di una ragazza madre, era una ragazza madre. Già ero orfana di padre, in più era una ragazza madre, però io certi stereotipi non li ho mai calcolati. Per me il momento che ho aspettato, che sapevo di essere incinta, mi sono terrorizzata, perché ero una bambina io lo sono ancora oggi, io non mi posso descrivere come una donna matura, non lo sono, non lo sarò mai, penso che morirò bambina. Per cui aspettare un bambino non è tanto aspettare un bambino, ma è le responsabilità che porta. Perché questi bambini poi devono avere un futuro. Io ero incerta del mio, per cui, però, se Dio manda, te lo devi tenere, così è per me. A meno che non ci sono delle gravi cose, io non avevo motivo di non tenere un bambino. Devo dire che sono stata supportata da mia mamma e mia sorella, le quali hanno accettato la mia decisione, anzi, mia sorella mi ha proprio sostenuto e con incoscienza, perché non dico di no, ho messo al mondo una figlia, ma per quanto incosciente sono stata, devo dire che Naike per me è stata una luce in cammini difficili, perché negli anni in cui lavoravo io c'erano dei cambi di cinema. Tante ragazze hanno preso droghe, si sono perse perché erano giovani in mezzo a un mondo di uomini. E per me Naike è stata proprio sempre il faro della mia vita. Mi ha dato la possibilità di rimanere sempre incarreggiata, perché io dovevo tornare a casa perché avevo una bambina.
Per cui per me è stata, e oggi è una delle mie migliori amiche. Cioè io non credo di avere un'amica grande come Naike. Per cui mi è andata bene, Dio mi ha benedetto. Ecco da chi so, chi ti fa sono sguzzo per l'altro zaliano mi interessa. Sana ma c'è un video di pune privia, stilo di rom, metti dro da me harja, metti informazioni su zirbashi, rom metat mza tu copili avi am interview stuista, pune privia o atso de bodi, scuola scuola video, sta zaliano bevri ram, rast con scesa, informazioni a deus. Არის გაჯერებული ამბებით, რომელიც არც თუ მარტივია ადამიანისთვის, თუნდაც მენტალურად რო გადაიტანო. პირველი 18 წლის ასაკში ხდებით დედა და თქვენს გარშემო დიდი ამბავი ატეხილი. თუნდაც ამ მოვლენაზე თქვენც ამბობთ, რომ 50 წლის წინ ეს არ იყო ჩვეული მოვლენა. მეორე ხდება ეპიზოდი თქვენს ცხოვრებაში, როდესაც თქვენ შორდებით ეს მეუღლეს და ისაცხადებს, რომ ბავშვის мама არ არის და ამით ბავშვი განიცდის ძალიან დიდ სტრესს. ამით დედაც განიცდის ძალიან დიდ სტრესს. მეორე ხდება თქვენ ცხოვრებაში ასევე ძალიან გახმაურებული ეპიზოდი ჩელენტანოს გარშემო. მეორე კიდე ერთი განქორწინება, რომელიც აზარტულ თამაშებს უკავშირდება და აქაც ძალიან დიდი სტრესი. ეს არ არის სული ჩამონათვალი, რაც თქვენ შესახებ ინფორმაცია დევს. შეიძლება რაღაცა იყოს გადაჭარბებული და რაღაცა შეიძლება არც იყოს. სიმართლე უბრალოდ მე არ ვიცი. ერთ-ერთი კითხვა რაც მაქვს, მთელი ამ წლების განმავლობაში როგორ არ გატყდით და როგორ შეინარჩუნეთ სიძლიერე, რომელიც როდესაც გიყურებთ ერთი შეხედვით შეუძლებელია რომ არ დაინახოთ. Allora, intanto ricordati che noi viviamo in un'Italia dei paparazzi. Cioè, l'Italia è il mondo un po' di gossip. La Spagna ci supera un po', devo dire. Però è da sempre così. Se pensi alla dolce vita, le fotografie, la chiacchiera, l'insinuazione, fa parte del nostro lavoro. Tant'è vero che abbiamo un detto. Poi gli italiani sono anche accoglienti, diciamocela tutta. Perché è vero, al momento c'è la chiacchiera, si dice quello, è successo così, è successo quella. Poi ricamano molto su quello che accade. Però poi, non lo so, penso che alla fine accettano, ma perché siamo tutti un po' nella stessa barca. Voglio dire, da noi è un... Non lo so, io non conosco la Georgia, per cui non lo so come funziona, ma da noi... tradimenti, casini, è un po' all'ordine del giorno. È ovvio che ogni però dall'altro lato ci siamo noi che abbiamo un cuore, abbiamo un'anima, per cui tante cose ti fanno anche male, però tu lo sai dentro di te com'è. E sai com'è dentro di te, tu sai la verità. Per cui chi se ne importa, l'importante è andare avanti ed essere onesti con se stessi. Io penso che sia la cosa più importante, essere coerenti e onesti. La coerenza ogni tanto può saltare. Vedo che il maschio alfa va con il maschio alfa. Chi vedo non che tanto mi dice a me ფაქტებში ვერ ჩავალ, იმიტომ რომ თქვენ ჩემს უკეთესად იცით რეალობა და მოცემულობა, მაგრამ ეს ხوار გამორიცხავს იმას, რომ მსახიობის, მითუმეტეს ვარსკვლავის ცხოვრება მთელი კარიერის განმავლობაში სავსეა სტრესებით და მაინც ადამიანს ჭირდება მყარი ნერვები საამისო. თქვენ შემთხვევაში ეგრე არისო? No, stress ce n'è tantissimo. Cioè, stress è tanto sempre, veramente tanto c'è stress, sempre. Anche perché io me la sono creata stressata, perché molte attrici fino ai 40 anni non li fanno i figli, perché è uno stress pensare dove sono, quando mangiano, studiano, dormono, partire, tornare, non dormire per tornare sempre a casa. Io ho fatto dei film dove ho lavorato di notte, aspettavo le 7 di mattina per prendere un aereo e tornare a casa. Lo stress è tanto, anche perché tutti ti guardano, tutti parlano.
però fa parte del nostro lavoro. Io credo che in ogni lavoro ci sia una parte di stress. Nel nostro ce n'è tanto. Per questo bisogna essere un po' più zen, meditare, pregare. Chi picchia tra di me a sezzare, sì? Sai, ti faccio un esempio. Quando quelle poche volte che riesco ad andare in vacanza, e io vado quasi sempre al mare perché io adoro il mare, mi domando, adesso mi metto a vivere qui in un'isola alle Maldive. Perché arrivi, perché è bello, perché finalmente lasci andare, ti riposi, dormi, nuoti, mangi, ti diverti. Però non lo so. È quel momento. Poi in realtà siamo tutti legati al nostro lavoro, alle nostre cose. Non lo so se all'improvviso forse mi annoierei, non lo so. Non mi è mai capitato, io ho, da quando ho 14 anni, una vita abbastanza frenetica. A parte nella pandemia, che lì eravamo tutti più che altro spaventati e esterrefatti perché non sapevamo quello che ci accadeva, io sono sempre di corsa. Ho un sacco di cose che vorrei fare e poi non faccio, perché magari ho un giorno libero e dico domani vado, faccio ginnastica, vado lì, vado a fare shopping, vado a vedere le mie amiche, vado al mare, poi la mattina mi alzo e dico sai che ti dico, oggi rimango a letto, perché poi ti devi anche ricaricare di energia, perché questo è uno dei, un po' dei problemi di questo lavoro, è che ti viene risucchiata l'energia e la devi ricaricare, perché se non ti ricarichi finisci come una piattellina, come una piadina. Rodi si ho momenti di quel scorre vaschiro de sats quen git quattro medres qualas bednieri var. Anu sxane retro qitkhot qualas bednieri rodi si qavt. An khart, avrits. Sa io credo che la felicità siano momenti. Non credo che la felicità duri a lungo. Sono proprio momenti rapidi. Dove dici oddio come sto bene, la nascita dei miei figli mi ha reso super felice, vedere questi batuffoli, amo molto i bambini. Quando faccio un lavoro che va bene o quando ho fatto la prima volta teatro che ero spaventata, sapevo che mi aspettavano tutti al varco come si dice in italiano, non so se lo capisci, quando ti aspettano per giudicarti, adesso vediamo che fa. E ho avuto un grande successo, mi ha reso per un momento molto felice, io penso di avere dei momenti felici. Oggi non è stata una giornata facile per me, te lo dico, guarda, proprio perché voi arrivavate da lontano, perché sennò oggi io avrei chiuso casa e mi sarei chiusa in camera a piangere tutto il giorno, però sapendo che venivate da lontano non mi sembrava il caso. Hai lo da piccetet, coin scuole bashit, coin gan. Qualas didi madloba visekutnis. Beh, io intanto sono. Io tutte le sere ringrazio. Ringrazio Dio tutte le sere. Penso che la prima persona è Dio che ringrazio. Dopodiché ringrazio mio marito che mi ha regalato dei figli bellissimi. Che mi ha aiutato molto nella mia carriera, perché parte della mia carriera, soprattutto in Russia, in Germania, la devo a lui. Ringrazio i miei figli che ancora oggi, nonostante siano figli grandi, mi amano. Ringrazio quando un lavoro va bene. Penso che la gratitudine sia qualcosa che deve essere alimentata ogni giorno. E ogni giorno io quando vado a letto ci provo, non è che sono sempre così brava. Ringrazio per aver avuto una bella giornata, per aver avuto un bel momento, per essermi sentita bene quel giorno. Non c'ho una, se devo dire una, devo dire Dio. Filmeps unashebe khot ekha utsleblat saidanats maurebelma gaitsno Francesca igive Ornella Muzi. Qualaze popularuli qovel shemtkhovashi chvens kveqanash ese masobrivat. Mains aris ჭირვეულის მორჯულება, ანუ მასობრივად იქიდან გაგიცნოთ მაყურებელმა. ამ ფილმის გადაღების დროს თუ ფიქრობდით, რომ
ასეთი პოპულარული და ხდებოდა? Assolutamente no. Anzi, ero convinta del contrario, ma non del contrario, perché io all'inizio, cioè io ho fatto tutto un percorso della mia carriera con film di autore, con film impegnati. Quando sono arrivate queste proposte dei film di Celentano, che era un cantante, che erano più leggere, erano commedie, ero spaventata, dicevo, ma questo è un film, non è un film impegnato, non è un film che dice qualcosa di importante, che poi non è vero, anzi, lo dice anche lì. Però ero molto spaventata e non avrei mai pensato mai. Mi dà se vuoi che ho filmisce sahep, romelits me pirata zalien mi guarda, ასე ძალიან პოპულარულია, ეს არის გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა. ეს გადაღებები რო გაიხსენოთ და დღევანდელი გადმოსახედიდან როგორ აფასებთ? Va, vabbè, lì c'è da dire un sacco di cose, sacco. Allora, intanto io adoro Marquez, il mio. Dunque, quando mi hanno chiesto di fare Cronaca di una morte annunciata, la protagonista con Francesco Rosi, che era un regista molto impegnato, un bravissimo regista italiano, io ero entusiasta. Poi siamo partiti per la Colombia e in Colombia noi siamo stati a Monpos, che è nel centro della Colombia, dove c'è un fiume, dove fa un caldo, dove senti la scrittura di Marquez, perché in Marquez, tu l'hai letto Marquez? Marta Obisastellier, c'è mi sa o al Natalmoid magari. Allora tu hai letto, senti nelle pagine l'odore dell'umidità, il caldo, la gente che cammina rasente al muro perché altrimenti viene infuocato. Ecco, noi eravamo in un posto così, con le luci del cinema, per cui era bello faticoso. Poi all'improvviso c'erano le piogge tropicali, per cui mentre stavi girando veniva uno scroscio d'acqua pazzesco. Cioè, abbiamo avuto incidenti, un nostro truccatore è finito in ospedale, cioè è stato un film ricchissimo di avventure, però meraviglioso. Uno, perché interpretare un film di Marquez per me è stato un onore, una gioia. Due, perché ho visto una Colombia che altrimenti non avrei mai conosciuto, perché noi siamo stati in posti minuscoli, con queste piccole canoe, cioè abbiamo vissuto un'epoca che non avrei mai potuto immaginare. E poi lavorare con Rosi, quando lavori con un grande regista, per un attore ti arricchisce proprio, ti regala, è veramente gioia pura. პირველად რო ნახე ეს ფილმი, ძალიან მომეწონა ახალი მონსტრები. Მისი გადაღება რო გაიხსენოთ? Guarda, devo dire che quello è stato un film abbastanza tranquillo. Io ho fatto due episodi, dovevo farne un terzo, poi non so perché il terzo io non l'ho fatto, perché quasi tutti abbiamo fatto tre episodi, io no, io ne ho fatti due. Uno con Monicelli e uno con Dino Risi, vero? Vabbè, poco importa. E non, devo dirti, non ho niente di speciale di raccontare su questo film. Era un bel film, un film con un sacco di attori meravigliosi, perché poi c'era anche Tognazzi, c'erano un sacco di attori pazzeschi, Gassman c'era, e ognuno ha fatto il suo, però devo dirti che non ho episodi eclatanti, no, non ce li ho. Quindi, partnerebis chamonatvalshi, filmis partnerebis gulisqo, ekunen soplius nomer pirveli varskhovi, Adriano Celentano, Alen Deloni, Stallone, არ ვიცი, ძალიან დიდია ჩამონათვალი. შეიძლება კითხვა ცოტა ბანალურად ჟღერდეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს აინტერესებს. ყველაზე კომფორტულად თავს ვისთან გრძნობდით, ვისთანაც გითამაშიეთ? Intanto guarda, sono io molto confortevole. Io sono molto, come ti dicevo prima, molto paziente. Lascio correre tante cose proprio perché voglio l'armonia. Però devo dirti che Celentano è molto divertente. Per esempio Tognazzi per me è stato come un fratello. Ho lavorato benissimo con Jeremy Irons. Sai, quando gli attori sono dei grandi attori, in realtà sono anche dei grandi cuori e delle grandi anime. E
sai, è strano dirlo, però noi decidiamo di fare un film e cominciamo un film domani. Noi domani dobbiamo già conoscerci molto bene, perché io e te siamo sposati in questo film, dunque siamo marito e moglie. E da persona che magari conosci poco o non conosci per niente, il giorno dopo incomincia a recitare come se lo amassi da sempre o se lo odiassi da sempre. Dunque, noi dobbiamo in poco tempo riuscire a raggiungere tanta emotività. E se gli attori sono delle belle persone, alla fine il rapporto è bello, è divertente. È capitato con alcuni attori di non averlo, oppure di avere di fronte un attore che era di suo, era tormentato. Lavorare con gli attori tormentati è difficilissimo. Io ho lavorato con Jean-Pierre Léaud, che è un attore fantastico, però è molto tormentato e procura tormento a chi gli sta davanti e a tutta la troupe. Quello è difficile, perché allora devi proprio posare le armi per cercare di portare a casa il film. Ma se no, in realtà è bello conoscersi, è bello fare questa avventura correndo insieme, perché corri, perché in questo poco tempo, che oggi è ancora più corto, devi poter far credere che siamo sposati, che abbiamo dei figli, che discutiamo, che ci conosciamo bene, quando magari non sappiamo manco chi siamo. Tu coniat survili, romeli survilat darcia, concretulat filmes teitat getamashat, tum ses qualferi ger arshemdgara. Preferisco non avere aspettative. Certo, ogni tanto vedo degli attori, soprattutto degli attori pazzeschi, che dici, Madonna, però magari è anche irraggiungibile, non lo so, dunque io non lascio le cose al caso. Però spesso capitano poi, eh. Rogurz ti dà Francesca Rogore. E questo dovresti chiederlo ai miei figli. Molto apprensiva sono stata, sicuro, molto apprensiva. Ma sono molto affettuosa, anche forse troppo, sono molto fisica. Come sono? Sono severa al punto giusto, non tanto. Non lo so, com'è una mamma? Logors baby, logors. Come nonna sono proprio una tipica, classica nonna. Se posso li vizio, forse un pochino meno con il mio nipote più grande, perché lui è nato che avevo ancora i bambini piccoli, dunque è stato più difficile, ma con questi adesso così piccoli è uno spasso, è un divertimento, mi riempiono a me di gioia, tanta, tanta gioia, perché questo affetto così incondizionato, così puro, così pulito, ti riempie proprio, ti dà una grande carica. E poi sì, un po' li vizio. Ecco, mi do chitchot Francesca Rogurz activisti, romelic talian khshirat თვალში ხდება სხვადასხვა სოციალურ ტიპის აქტივობებში. განსაკუთრებით ეს, როდესაც ეხება ცხოველთა დაცვას და ზოგადად ვიცი, რომ ძალიან ეკომეგობრული ცხოვრებით ცხოვრობთ. Non mi definirei un attivista, io attivisti sono altri, sono qualcuno che si preoccupa di certe tematiche, sicuramente, perché penso che se non siamo attenti verremmo, non lo so, uccisi da alimenti contraffatti, da animali che vivono in maniera disumana, pieni di antibiotici, fistolazioni. Cioè, credo che sia un momento di grande pazzia, dove tutti dovremmo essere un po' più attenti, perché ci comportiamo come se il pianeta fosse nostro e che possiamo fare quello che vogliamo. Non è così, e ce l'ha dimostrato la pandemia, dove in un attimo il mondo si è fermato. E la natura, yuhu. Dunque c'è da dire che bisogna stare attenti e rispettare la nostra casa. E vedo che per il potere, per i soldi, per le grandi industrie, le multinazionali, tutto questo non accade. Anzi, piano piano io spesso pubblico, grazie soprattutto a Naike, che invece lei sì che è un'attivista vera. Io lo sono grazie a lei e di riflesso a lei. Però
accadono delle cose, ci sono dei filmati, delle realtà che sono impossibili da ignorare. E tutti noi dobbiamo assolutamente rendercene conto e fare qualcosa. Ognuno di noi deve fare qualcosa per salvare, non per me. Io ormai sono grande, posso morire domani, la mia vita l'ho fatta. Anzi, io ho la fortuna di venire, di essere nata in un paese dove ancora tanti anni fa si poteva vivere sani per strada, a giocare fuori. Oggi io non faccio giocare i miei bambini fuori da soli. Io giocavo, mia mamma mi diceva alle 7 a casa. Io giocavo tutto il giorno per strada. Oggi non esiste, non si può fare perché te rapiscono, perché succede la qualunque. Vai a mangiare a un supermercato e mangi, scusatemi, passami il termine, merda pura. E così non va bene. Allora che viviamo a fare? Cosa lasciamo in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti? Gipi kriat tuara imaze ragindat rom tkuenze ilaparakon asitli shemdek magalit. Io vorrei lasciare un bel ricordo di me, ovviamente, però tanto io non ci sarò più, non lo posso sapere, diranno quello che vorranno. Comunque spero di lasciare una bella presenza, non una, capito, di quelle che si è tutta rifatta o che dice solo cavolate o che ha fatto. No, mi piacerebbe che si dica, guardi, lei ha cercato di portare qualcosa. Ai ზუსტად ერთი დამატებით კითხვა კიდე გაჩნდა გადაკეთებულ ქალებზე. Მე ვიცი რომ თქვენ ეწინააღმდეგებით პლასტიკურ ქირურგიას, მართალია? No, io non sono contro. Io penso che ognuno debba fare quello che vuole fino a quando non fai del male agli altri. Vedo tante donne rovinate, quello sì, ma tutti abbiamo lo stress dell'invecchiare, io sono la prima. Non è che non vado a fare trattamenti, che non faccio punture, che non mi sottopongo al laser. È chiaro, lo fai, perché comunque oggi è una società di apparire, soprattutto, più che di sostanza. Però con un limite, tutto deve avere un limite, devi averlo tu dentro di te, ma quella è la pace interiore, è quello che ti porta ad accettare. Per cui bisogna sempre lavorare su se stessi. Francesca, da religia, radamu che devo le basciare in questo momento? Guarda, io ho avuto un mio percorso. Sicuramente io nasco in una famiglia cattolica, mia mamma no. Mia mamma era russa, dunque mia mamma non era cattolica. Lo è diventata per sposare mio padre. Per cui avevo da una parte un cattolicesimo italiano un po'. Tutti sono cattolici in Italia, ma chi lo è veramente è un'altra cosa. Per cui sì, andavo a messa, mia mamma non lo era cattolica, non c'è niente da fare. Mia mamma poi, che era una donna anche lei molto curiosa, ha fatto un excursus di religioni, se le è passate tutte, le ha volute conoscere tutte. Io per un periodo ero un po' apatica, sono stata per 7-8 anni buddista. E poi ho capito che pregando Dio io mi sono sentita ascoltata. E da quando credo in Dio fermamente, la mia vita è molto cambiata, in meglio. როგორც ამბობთ, წარმომავლობა ასევე გაქვთ რუსეთიდან, დედის ხაზით და ასევე ახსენეთ ცოტა ხნის წინ, რომ მეუღლე ერთდროს დაგეხმარათ რუსეთში და გერმანიაში საქმის აწყობაზე. ჩვენ ალბათ კარგად მოგეხსენებათ ის ქვეყანა ვართ, რომელიც რუსეთს აქვს ოკუპირებული. ამასთან ერთად კარგად მოგეხსენებათ, რომ მიდის ომი და ევროპის ძალიან დიდი ნაწილი, ესე ვთქვათ, თანაუგზნობს და გვერდში უდგას უკრაინას. ამ ომის დაწყების შემდეგ თუ გაგჩენიათ უხერხულობა ან რაღაცა გარკვეული პროტესტი მას შემდეგ, რაც რუსეთმა სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო უკრაინაში, ანუ რამდენად ხელს გიშლით იგივე რუსეთში თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში? Vabbè, certo, io non ho smesso di andare in Russia e questo mi ha attirato un sacco di critiche, assolutamente sì. Io non mi occupo di politica da mai, ma non in questo caso perché voglio essere diplomatica e non ne voglio parlare.
perché io sono una sognatrice, sono una che crede, sono un'artista, io non, la politica non la sento vicino a me perché non la sento sempre sincera, anzi spesso credo che a noi ci vengano dette delle cose e poi ne vengono fatte delle altre. La politica è qualcosa che mi spaventa proprio perché sono potenze che si litigano, che si fanno, oggi quello è cattivo, domani è cattivo quell'altro. Non è il mio campo, io amo le persone, i russi mi amano, ma non i patriarchi, mi amano la gente semplice. Io vado in teatro, adesso sono stata, ho fatto delle letture di Beethoven in teatro, c'era gente molto normale che mi viene, mi ringrazia, piange per quando io sono riuscita ad entrare con dei film durante il comunismo. Mi sono grati. Dunque a me quello interessa, a me interessa il cuore della gente. Mi rendo conto che è un casino l'Azerbaigian, l'Armenia, l'Ucraina, cioè voglio dire la Siria, il Sudan. Poi noi parliamo di certe guerre, quando il mondo è pieno di guerre, di cui non parliamo perché a noi non interessano. Quello già mi spaventa, perché parliamo di una guerra piuttosto che di un'altra. Mettiamole tutte le guerre sul piatto. Io penso che la guerra sia anacronistica oggi. Cioè penso che dovremmo essere tutti capaci di capire e di risolvere e non di mandare giovani ragazzi a morire che non sanno neanche perché lo fanno. Per me la guerra è un abominio. Poi il resto io non lo so quello che dice quello perché lo fa, non lo so. È un mondo molto sotterraneo per me la politica. Mi dispiace, infatti sono stata molto criticata giustamente dagli ucraini, mi hanno detto che ero, me ne hanno dette di tutti i colori, ma io non sono andata a sostenere una politica, io sono andata a lavorare per i miei ammiratori, per la gente che mi ama, come vado a Napoli, come vado a Trieste, come vado in Germania, come vado in Francia. Non faccio una distinzione politica, non la posso fare, l'arte non ha politica, per fortuna. Aspetta, poi ci sono registi, attori politicamente engaged, io no. Bolos Mindarom, Kadmukzet, Tire di Sacciucari. Cioen Quaus, Salian Nigeri, cartwell designer Elena Shaudia, რომელიც მე როდესაც გავდივარ, ცდილობს ხოლმე რომ მცირე საქართველო გამომატანოს თან ამ შემთხვევაში თქვენთან. ეს არის სპეციალურად თქვენთვის შეკერილი, ამას ქვია ყაბალახი, რომელიც ძველი ქართული შრიფტით არის გაკეთებული და ეს არის სპეციალურად თქვენთვის. Ah, meraviglia. აი ესეთი ქართული ყაბალახი. Wow, che bello! Me lo metto subito, Diego. Vieni a farmi favolosa. Oh, so fine like a Georgian. Ah, io pensavo fosse in cappuccio. Grazie, che meraviglia, grazie. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა დღევანდელი დღისთვის, ვიცი რომ დაგრალეთ, ამოუწურავია კითხვები. Quindi persone smart, ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ მე თვითონ. Უბრალოდ ვიცი რომ ეს ფორმატი სამწუხაროდ ვერ დაიტევს იმას, რაც ასე საინტერესოა და მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გითხრათ. Გისურვოთ ყოველთვის. Მე სპეციალურად შეგნებულად არ დაგისვით კითხვა, როგორ ინარჩუნებთ ასეთ ფორმას. ვიცი რომ ყველა გეკითხებათ და მე ჩემი პასუხი მაქვს. Მე ვიცი რომ თქვენი ცხოვრების სტილი, თქვენი ყოველდღიურობა და თქვენი ენერგია გაძლეთ ყველაზე მეტ ძალას იყოთ ესეთი ლამაზი და მე გისურვებ რომ კიდე ძალიან ბევრი წელი ყოფილიყავით ზუსტად ასეთი როგორიც მზადდება. Grazie, grazie. E invitatemi in Georgia a fare un'altra intervista a Tbilisi. Next time. Da patisevole. Io in Georgia. Till. Yes. Till. Sì. Non so cos'è, però sì.
ძალიან დიდი მადლობა და მე დარწმუნებული ვარ მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ხილვა. Grazie.